Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con questo nuovo video. Questo è il 10 Fact About Me, random. E sarebbe diciamo per conoscerci, per conoscermi. E quindi mi piacerebbe se anche voi pochi iscritti che ho, o comunque voi che guardate questi video, scriveste tutto nei commenti, tipo qualcosa di strano su di voi, così al massimo ci conosciamo un po'. Allora, la prima curiosità su di me è che ho 12 anni e che l'anno prossimo entrerò in terza media e tipo avrò gli esami, ad agosto faccio 12 anni, cioè 13 anni, quindi niente. E che sono nata appunto il 5 agosto a Messina e io mi chiamo Eliana Messina ed è tipo una città della Sicilia, però ok. Però se voi pensate che io sia l'unica persona al mondo ad avere il nome della città dove sono nata, no, cioè ci sono anche altre persone a Messina, anzi conosco molte persone che si chiamano Messina di cognome. E molti pensano che siamo gemelli, cioè siamo tipo cugini, però vabbè. Seconda cosa, ci sta un Jack Russell che si chiama Johnny ed è il mio cane, e tipo ha da poco un anno, e quindi niente, volevo dirvelo perché in qualche video potreste sentire lui che scleca, perché insomma, tutte le persone che hanno un Jack Russell potranno capirmi sicuramente. Terza cosa. Diciamo, io ho degli idoli di YouTube e degli idoli come cantanti, insomma, o anche attori, ma di attori di meno. Di idoli, diciamo, per quanto riguarda i cantanti, ho Beyoncé, Rihanna, J-Ax, Fedez, diciamo questi qua. Poi, come idoli, diciamo, del tubo, ho Stepney, Gaeta Mankey, Sofia, i Crew Kids, poi Anima, La Sabri, Chiara Xoxo, tipo tutti. Ce ne sarebbero tipo tantissimi altri, però non ne va bene, capo tutta l'Italia, mi prendo un po' di e ve capisco. Quarta cosa, diciamo questa passione per YouTube è l'interruzione, perché tipo la mamma mi sono sposata tutto, scusa di tutto. Dicevo, questa passione di YouTube diciamo va avanti da molto tempo, anche se voi non lo sapete sarà tipo un anno e mezzo che io bramo di aprire un canale, poi finalmente, non lo so, mi è venuto il lampo, ho detto, vabbè chi se ne importa, faccio un video al giorno, non lo sa nessuno, lo sanno soltanto quattro miei amici e qualcuno della scuola, non mi importa, faccio un canale, lo apro, non mi importa, così, quindi, sì, sono una persona molto impulsiva, ma stavolta sentivo che era la cosa giusta, quindi niente, questa passione va avanti da molto tempo, veramente. Poi, quinta cosa, ho un assistente per toccarmi i capelli e voi lo sapete perché nell'altro video me l'avete detto pure, però cioè io quando parlo io mi tocco i capelli, ma poi non tanto con le persone, proprio quando sto parlando con la telecamera, che col telefono del merda, mi tocco i capelli, quindi niente, perdonatemi, ho delle fisse. Sesta cosa, sì, sesta cosa, ho tipo il mio telefono, fa schifo. E, tipo, infatti la grafica farà letteralmente cagare, però voi siete buoni e mi sopportate. E quindi niente, cioè voglio dire, posso capire che la grafica faccia schifo e tipo io ho una memoria terribile del telefono, quindi praticamente devo fare tutto quanto all'interruzione, tutto quanto a video che tipo, oh mio Dio, se parlo più di 7 minuti non c'entra. Quindi scusate il disagio, però insomma i video saranno piuttosto brevi, anche perché non vi voglio rompere il cazzo. Comunque, io sempre parlando di smartphone, ho una dipendenza seria dai social. Cioè, io appena mi sveglio, accarezzo il mio cane, scendo dal letto e apro subito tipo Instagram, Mask, Snapchat, tutto. E poi faccio colazione. Ma io ho tipo una dipendenza, io lo apro ogni 3 secondi per vedere se qualcuno ha risposto a delle domande. Cioè, veramente una pettegola zitella del cavolo sono diventata. Comunque, ottava cosa, se non sbaglio, settima. Io alle elementari tipo non mi trovavo per niente bene nella mia classe, ma tipo con le maestre, ma le maestre erano dei tiranni, veramente. Cioè in prima elementare era tutto carino perché c'era una maestra che si chiamava Imma ed era buonissima. Ma poi dopo tipo c'erano delle maestre cattivissime e tipo ma mi odiava tantissimo. E tipo tutti gli anni mia madre voleva che io cambiassi classe, giustamente dicendo no, cioè senti perché devi passarci sti 5 anni in mezzo. Tanto poi alle medie sicuramente non ti fanno cambiare classe, tanto sono solo 3 anni. E io però dicevo sempre no, dai, mi stanno troppo simpatici i compagni e ancora oggi appunto mi trovo con molti di questi compagni in classe e quindi ringrazio me stessa per aver sopportato quei mostri. Nona cosa, io ho cioè io sono la regina delle figure di merda. Ho
Cioè io ogni volta che esco fuori faccio delle figure di merda automaticamente. Io sono una figura di merda fatta persona, cioè se voi vedete Liana pensate figura di merda. Infatti le mie amiche sono abituate, scusate questi rumori strani che provengono. E quindi niente. L'ultima cosa, io sono convinta di avere delle scaglie di occhi verdi. Cioè oggi ci sta un tempo veramente terribile, anche se è giugno. Però io quando ci sta il sole e mi guardo tipo allo specchio gli occhi, a me sembra tipo troppo di avere gli occhi verdi. Infatti tipo, non lo so, ho gli occhi verdi secondo me. Però voi vedrete che saranno veramente marroni. Ah, e poi scusate se guardo tipo sempre di qua o tipo sempre di qua, però non guardo mai l'obiettivo. O mi guardo in faccia, tipo, Eliana. Comunque sì, insomma, io sono convinta di avere gli occhi verdi, invece padre dice che sono una pazza. Comunque, un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate dei pollici in su, iscrivetevi o commentate qualcosa di strano su di voi. E niente, spero che questo video vi sia tanto piaciuto, io non lo so. Ci vediamo domani con il prossimo video. Un grosso bacio e ciao!